una grande vittoria con la Juventus, come ti senti? Sì, abbiamo non solo oggi, anche a Dortmund abbiamo giocato due partite benissimo. Va bene. Roberto, la stagione di Andy Möller. Un giudizio. Sostanzialmente un po' come quella della Juve. Lui a differenza era partito molto bene, sollecitato in posizione giusta, avanzata, ha fatto alcuni gol molto importanti. Poi si è acchetato un attimino anche lui, avrà avuto un momento di non eccessa forma, in questa confusione un attimino in campo ha trovato meno spazi e adesso nell'ultimo mese, soprattutto in un paio di occasioni, nell'ultimo mese e mezzo ha fatto veramente un po' la differenza, tipo la partita col Milan a Milano, ecco. Allora, vediamo se c'è pronta già l'altra intervista con Giulio Cesar, sempre Luca Argentieri. Giulio, una serata grandissima, una grande stagione. È una sensazione troppo grande, speriamo di stasera fare una bella festa. Veramente sono pareri raccolti a caldo, poche battute ma significative. Anche qui ti chiamo in causa, ecco, il giudizio sulla stagione di Giulio Cesar forse è un po' più complicato. Al di là dell'infortunio bisogna considerare anche le condizioni psicologiche particolari, uno straniero che si è sentito sempre sotto esame. Beh, uno straniero esperto, però che non è un ragazzino che poteva patire troppo questo. È stato ed è sicuramente il fulcro su cui la Juve basa le sue impostazioni, l'unico giocatore della difesa che veramente gioca al calcio, che tenta di uscire, soprattutto quando la Juve è in difficoltà. E chiaramente da quel punto di vista è mancato alla Juve, ecco secondo me dove è mancato, perché certamente Carrera ha doti difensive ma non doti di impostazione e di calcio come ha Giulio Cesar. Eppure sembra in partenza. Beh, sai, ha il problema di essere uno straniero, ecco, sostanzialmente questo. Allora, credo che dobbiamo salutare un ospite molto importante, forse il più prestigioso in assoluto, anche perché, insomma, ecco, lo ha dimostrato a suon di gol di essere importante per questa Juventus, se lo vedete, è Roberto Baggio con Bruno Longhi, quasi pronto con il microfono, naturalmente grazie Roberto per essere qui con noi e complimenti. Grazie. Allora, eccoci qui con Roberto Baggio. Dunque, si diceva Roberto Baggio gioca bene, fa gli assist, fa i gol, ma non ha mai vinto niente nella sua carriera. Questo fino alle ore 20:30 di oggi. Adesso? Adesso non lo dicono più. Non lo diranno più. E per te cosa cambia? Ma niente, credo che sia importante raggiungere un successo così perché ti fa imparare tante cose. È chiaro che dal punto di vista professionale è importantissimo insegnare molte cose. Com'è la prima volta? Ma è bellissimo perché è così, è la fine di tante battaglie, per cui è una guerra vinta. Senti, io vorrei soffermarmi su tutti i tuoi gol di questa Coppa, sulla bellissima prestazione di Dortmund, sui tuoi tentativi di questa sera, addirittura c'è stato un momento che hai voluto a tutti i costi aspettare Vialli per dargli la palla a gol e poi avete perso il tempo, mi pare, no? Ma lì è successo che in pratica al momento di calciare in porta mi avevano chiuso tutto lo specchio della porta. Ma l'hai cercato, l'hai aspettato tu? No, purtroppo non l'avevo visto. Ah, non l'avevi visto. Ero partito per fare così l'azione personale, al momento di calciare purtroppo non c'era spazio per buttare la palla. Ho cercato di evitare anche il portiere, ma non ce l'ho fatta. Ecco, con le note di We Are the Champion, con la coppa in mano, la lacrimuccia, l'emozione, che cosa ti è successo? Beh, niente, quando ho accettato la coppa è chiaro che mi sono emozionato, mi era successo solo quando purtroppo avevo perso, per cui spero che adesso... 3 anni fa con la Juventus? Sì. Adesso il feeling Baggio Juventus è perfetto? Sì, va tutto a posto. Ecco, ovviamente ti faccio la domanda scontata, visto che mi sembra prematuro parlare di pallone d'oro al mese di maggio, perché di qui a dicembre non si sa quel che potrà accadere, se manterrai la stessa condizione, a ritmo di gol, se la Juve sarà competitiva anche allora, ovviamente mettiamo il carro davanti ai buoi. Ma un pensierino ce l'hai fatto in questi giorni e soprattutto dopo questa vittoria? Ma io ho sempre cercato di fare il massimo di me stesso così per essere importante per la mia squadra. Poi è uscito questo pallone d'oro, però è chiaro, è un traguardo importantissimo, ma come hai detto te è altrettanto difficile, cioè c'è tanti mesi davanti per arrivare a dicembre quando lo consiglieranno, per cui c'è ancora tanto da sfidare. Senti, 2 gol di Dino Baggio e 1 di Möller, non corre il rischio che da adesso in avanti quando si parla di Baggio si parla di quell'altro? Beh, ma è anche giusto, credo che tutto quello che ha fatto
Dino per la nostra squadra sia stato importantissimo, ha risolto questa partita, aveva già fatto benissimo all'andata, per cui è un grandissimo merito anche suo. Ecco, abbiamo rivisto la festa, una Juventus che per la settima volta ha coronato un trionfo europeo, per la terza volta l'UEFA. Io a questo punto ti concedo il microfono così per dire le ultime impressioni, per salutare qualcuno, perché qui siamo veramente all'apoteosi. Sono stato nello spogliatoio fino a pochi minuti fa, si brinda, oltretutto Roberto Baggio, essendo il capitano, ha alzato la coppa ed è stato costretto a posare con tutti gli altri, per questo che non arrivava mai in studio, e mi ha fatto angosciare fino all'ultimo momento. No, vabbè, è chiaro che siamo molto contenti. Niente, io questa coppa la dedico così a tutte le persone che mi hanno aiutato a crescere, dalla mia famiglia, mia moglie, mia figlia. Credo che a loro sia dovuto questa prima coppa. Roberto, ma sei stato tu a prendere per mano la Juventus con i tuoi gol a un certo punto della stagione, o è stata la crescita della squadra a permetterti questo momento incredibile, magico? Ma io credo che sì, ho avuto dei momenti importanti, quando, soprattutto col Paris Saint-Germain, quando le cose si erano messe molto male, però credo che il merito sia di tutta la squadra, perché quando arrivi a un successo così importante il merito è di tutti. Ecco, Trapattoni ha detto anche, adesso ci siamo addentrati nel discorso tecnico, anche se qui c'è un clima, ovviamente lo dicevo prima, molto differente da quello che si vive nello studio di Milano. Trapattoni ha detto che oramai condizioni la manovra, dai anche scandisci i ritmi della manovra della squadra, per cui sei diventato indispensabile. Una volta si diceva nel bene e nel male, adesso si dice purtroppo per gli avversari nel bene. Ma io sono contento, è chiaro che per un giocatore sentirsi dire questo fa sicuramente un grande piacere. Io ho cercato di dare il massimo di me stesso sempre, e è chiaro che i risultati fanno ingigantire quello che hai fatto. Senti, in questo momento te la senti di dire che c'è ancora qualcosa da perfezionare per arrivare al mostro Roberto Baggio? Ma io credo che ci sia sempre da imparare. Adesso ho fatto un passo importante nella mia carriera, però è chiaro, non mi voglio fermare qui. So che adesso sarà ancora più dura, perché devo sempre dimostrare qualcosa, però ho la voglia e anche credo l'umiltà per fare. Senti, due parole col Trap, visto che non le ha spese nessuno, nemmeno il pubblico. Ma era tutto bagnato adesso, perché abbiamo fatto tantissima festa. Non credo che finirà così, perché adesso ritorniamo alla carica. Bruno, benissimo. Se potete rimanere ancora due minuti insieme, vediamo insieme le fasi salienti della partita, così anche Roberto ha modo di rivederle nella moviola di Maurizio. Possono partire subito le immagini. Sì, non tantissimi episodi, 16° nel primo tempo, c'è un attacco di Reuter, poi c'è un pallone di Reuter in profondità, qui c'era fuori gioco, abbastanza netto, però l'arbitro ha fatto proseguire e si era creata poi un'opportunità per Mill, però il suo lungo cross è finito a fondo campo. Lo vediamo bene a rallenti, sul tocco in avanti di Reuter, stanno rientrando Sippel e Rummenigge, che è il giocatore più vicino in basso sul teleschermo, quindi c'era fuori gioco di due giocatori del Borussia Dortmund. Andiamo avanti al 30°, quando c'è un episodio sospetto in area del Borussia Dortmund. C'è un lancio di Dino Baggio per Meller ha contatto col portiere del Dortmund, Kloss. Potevano esserci i sospetti del calcio di rigore, invece così non è, possiamo vedere bene, anche con la collaborazione eventualmente di Roberto Baggio, anticipa sì, poi però Kloss tocca la palla con la mano sinistra, lo vedete, guardate bene come tocca e il pallone cambia direzione. Ma io credo che non ci siano gli estremi di rigore. Perfetto. Bene Roberto. È un grande moviolatore lui. Esatto. Andiamo avanti. Poi ci sarà un episodio che lo riguarda. 38°. Carrera per Vialli. C'è una palla in profondità. Qui è stato fischiato un fuorigioco. A Vialli un fuorigioco a mio parere inesistente. Infatti se vediamo sul lancio di Carrera c'è un giocatore che è Schmidt che sta rientrando. Vialli invece parte da posizione regolare, c'è anche un giocatore in alto sul teleschermo che lo teneva in gioco, quindi mi sembra proprio che non fosse fuori gioco. Ma lì dal campo è chiaro che non si poteva vedere benissimo, da qui si vede molto meglio, sembra che Lucas sia partito regolarmente, però bene. Forse il guardalinee non aveva visto così. Forse il guardalinee non aveva visto così. 52°, c'è un contrasto tra Schulz e Roberto Baggio. Ecco Roberto,
Mi sembra che in questo caso ci sia stata una spinta col braccio sinistro di Schulz, però forse tu eri anche un po' sbilanciato. Sì, ma è stato un contatto così, come ne succedono tanti, credo che... Ci sono 20 kg di differenza. Sì, anche di più. Forse per lui era normale, per me no. Ecco che c'è un arrivo, sta arrivando una signora, Sandro. Bruno, purtroppo ecco, mi dico... No, guardala, guardala questa signora, ecco. Per cortesia, visto che la diamo in mano... Ah, ecco, è la giusta chiusura allora per questo speciale. Io direi che chiudere con la signora, visto che siamo a casa della signora, proprio ci stava, E di fronte a questa immagine direi di salutare veramente vivamente la Juventus, Roberto Baggio e tutti coloro che hanno collaborato qui, parlo soprattutto di Irma D'Alessandro e Luca Argentieri, e vi ricevo la linea. Questa ovviamente è un'immagine di trionfo di una Juventus che dopo una stagione un pochino tribolata è tornata alla grande a far parlare di sé, vero o no? Sì, dopo una stagione un po' difficile siamo riusciti a finirla benissimo. Speriamo di cominciare bene anche il prossimo anno. A voi la linea. Complimenti ancora alla Juventus e a Roberto Baggio, grazie a Maurizio Pistocchi, Roberto Betta, grazie a tutti voi. Lasciamo lo spazio a Giuliano Ferrara. Buon proseguimento con Italia 1. Ci è piaciuto molto, forse non è una Juve campionissima, ma sicuramente una Juve che merita una collocazione superiore a quella che in passato gli era stata destinata. Giovanni, hai detto che non sei mai appagato, quanta voglia hai ancora? Beh, tu sai che dopo aver ottenuto un successo fra 48 ore si dimentica, è il nuovo esame. Fra qualche mese torneremo a discutere del gioco, delle vittorie, dell'allenamento. E quindi la vita è solo la pensione, è bene sapere che esiste, ma dopo la pensione tu sai cosa c'è, quindi continuiamo a vivere e a lottare. No, cioè devi dire anche a noi cosa c'è, perché non lo sappiamo che c'è, Giovanni. Giovanni, sì. Ciao, complimenti ancora. Ciao, grazie Giacomo. Senti, dopo la partita ti ho sentito fare, la prima cosa che ti è venuta in mente è un grossissimo elogio di Galia. Ma te veramente tu sei per questi giocatori che sono così importanti e che moltissimi dei quali pochissimi si accorgono, no? Io non ti è venuto in mente nessun altro, ho detto solo Galia, o sbaglio? Sì Giacomo, perché tu sai io ero un gregario come Galia, tu eri la mezzala insieme a Rivera, eri gli architetti e gli ingegneri. Tu ne sai qualcosa, ecco. E io so cosa dovevo soffrire, però voi facevate quelle cose che io non ero in grado, solo attraverso il lavoro umile di Trapattoni come di Galia. Ci sono altri giocatori che possono veramente realizzare attraverso la loro fantasia e creatività ciò che riescono a fare. Massimo, scusa, chiederei ancora un altro applauso perché è venuto a trovarci qui al nostro studio. Qui non si sentono. Giovanni. Massimo. Sì. Mi sembra che ha vinto la Coppa Marco Lanza qua. Veramente la Coppa andrebbe meglio vicino a Trapattoni, Marco. Adesso la mettiamo dall'altra parte. No, ma sto scherzando. Ilario. Giovanni. Sì, Ilario. Ciao. Complimenti ancora. Senti, dunque, t'hanno inquadrato all'inizio abbiamo visto che soffiavi quasi a scaricare la tensione come si fa noi quando si siede in panchina prima della partita. Alla fine avevi un sorriso che poteva reclamizzare un dentifricio. È stato per te, fra tutte le tue finali, è stata la più facile questa? È stata sicuramente la più difficile sotto un aspetto psicologico. Tu sai, dopo tutte le traversie di quest'anno avute, era importantissimo ottenere un risultato, un successo. Devo dire che il 3-1 ottenuto a Dortmund forse poteva essere considerato la finale, una delle finali più facili. Però devo dire che per la professione, per il lavoro svolto in questi due anni, per la crescita del gruppo, la ritengo sicuramente forse la più importante. Senti Giovanni, un'altra cosa, poi lascio intervenire a Chinaglia. Io ho sentito la tua dichiarazione con la quale concordo completamente. Tu hai detto che Baggio da un po' di tempo a questa parte ha fatto quel salto di personalità che l'ha reso indispensabile anche nel gruppo e ha fatto crescere la sua autorità anche nel gruppo.
ha fatto veramente un grandissimo cambiamento anche caratteriale questo ragazzo, oppure è maturato piano piano, ha avuto qualche cosa che tu solo sai, perché nessuno ha mai dubitato delle qualità di questo giocatore, solo uno che non abbia, che non capisca di calcio, capisca solo di hockey, può dire che Baggio non è un buon giocatore, non è un grande giocatore di calcio, però adesso mi sembra che abbia raggiunto la personalità del fuoriclasse. Sì, credo che hai elencato un po' tutto ciò che Roberto in questo momento sta facendo. Cresce all'interno del gruppo, si assume delle responsabilità, ecco. Attraverso anche gli allenamenti c'è un contributo notevolissimo, e noi siamo stati giovani, lo sai che nelle squadre quando ci sono gli anziani del gruppo anche un giovane talento non prende mai in mano la bacchetta. Sì, vero. L'hai fatto tu, l'ha fatto Rivera, quindi io un processo che ho avuto modo di vedere. Oggi Baggio, nonostante i suoi 25 anni, comincia ad essere veramente un leader, non solo tecnico e calcistico, che mi è sempre stato riconosciuto, ma veramente uno che vuole vincere e continuare a vincere. Questo è già più di qualche mese, già da quest'anno che è iniziato. Giovanni, io penso che quest'anno i problemi della Juventus sono arrivati anche purtroppo nel campionato, sto parlando, ad una panchina corta, perché non avevi, quando sono infortunati i giocatori importanti, non c'erano i giusti ricambi. Tu pensi che nel futuro questo sarà fatto qualcosa per il futuro, visto che anche sono diventata importante la Coppa Italia, la Coppa UEFA è importante per non parlare del campionato? Senza dubbio, Giorgio, direi che la società ha capito questo, forse non pensavamo che venissero anche tutti questi infortuni, però è fuori di ogni dubbio che allargheremo la rosa anche con dei giovani interessanti che possono benissimo inserirsi, parlo di Dalcanto tanto per fare un nome, perché la condizione purtroppo di chi entra, e se sono due o tre, non hanno una condizione dei 90 minuti. Chi rientrava dopo un mese di infortunio aveva necessità. Tu, Giacomo e Ilario, che abbiamo giocato, forse il giornalista no, ma voi che avete giocato sapete che ci vogliono 5 o 6, no, non dico te, dico in genere, ci vogliono 4 o 5 gare per ritornare in forma, il gruppo è stato decimato in questo. Senti una cosa, l'ultima cosa che devo chiedere a Giovanni. Senti Giovanni, cosa secondo te cosa dirà Sivori stasera? Dopo aver visto. Portarmi su questo già. No, un attimo, dopo aver, ha detto che la Coppa UEFA non è importante. E dopo aver visto uno stadio come quello delle Alpi di questa sera che